Se io chiedessi a una persona disabile qual è la prima cosa a cui lui punta, e l'ho fatto proprio stamattina con Maria Teresa, la prima cosa è il lavoro, perché il lavoro ti dà la possibilità di entrare a pieno titolo e dalla porta principale nella società. Alberto Motti ha vissuto decenni e decenni di battaglie, lo ripete spesso, il lavoro è la prima richiesta di una persona disabile. Lavoro come stabilità economica, ma anche come integrazione sociale. Lavoro come diritto, non come elemosina. Il lavoro come emergenza costante sulla quale un'associazione come l'ANMICE, che tra pochissimo festeggerà i 60 anni di attività, ha sempre messo il massimo impegno. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Una delle conquiste più importanti per sicuramente la legge 482 del 68, che disciplina per la prima volta il collocamento lavorativo delle persone disabili. Due i cardini: il primo, il diritto al lavoro per i disabili; il secondo, l'obbligo per le aziende, per i datori di lavoro sia pubblici che privati, di inserimento al lavoro, alle proprie dipendenze, dei disabili stessi. Una legge che è stata aggiornata con la 68 del 99. Le aziende che occupino da 15 a 35 dipendenti devono avere alle loro dipendenze un invalido. Quelle che occupano da 36 a 50 dipendenti ne devono avere due. Le imprese di oltre 50 dipendenti devono occupare il 7% di invalidi. L'avvocato Petroni è il legale di fiducia dell'ANMICE di Parma, assiste gli iscritti. I contenziosi più frequenti riguardano pensioni, assegni di invalidità, indennità di accompagnamento. È un professionista che si è sempre speso gratuitamente per l'associazione, in particolare sulle questioni attinenti al lavoro e all'inserimento lavorativo. Il problema dei problemi nella applicazione della legge 68 del 99 è sempre stato questo, di stabilire se l'invalido assunto dalle liste del collocamento obbligatorio possa essere assunto a termine o debba essere assunto a tempo indeterminato, possa essere assunto part time o debba essere assunto ad orario pieno. Da tempo l'ANMICE chiede alla politica e alle istituzioni un aggiornamento della 68 e così continuerà a fare, visto che la recente riforma del Jobs Act non ha sistemato la legge e ha lasciato qualche punto interrogativo, a partire dal problema principale tempo indeterminato o a termine pieno o part-time per il contratto del disabile. Il governo lascia libere le parti di valutare cosa conviene di più e cosa vuole il lavoratore, ma bisogna essere davvero certi che il lavoratore voglia anche esso il contratto part-time o il contratto a termine. Come si fa ad essere sicuri che l'invalido non dica di sì soltanto per il fatto che questo gli viene imposto dal datore di lavoro, che condiziona la chiamata nominativa alla accettazione di quelle condizioni? Il Jobs Act dice anche che un contratto a termine per un lavoratore disabile è ammissibile se supera i 12 mesi di durata. Rimane però il nodo: come si fa ad accertare se ci siano state delle imposizioni oppure no? L'avvocato Petronio propone una soluzione. In tutti i casi nei quali ci sia un contratto di lavoro con l'invalido che non corrisponde alla ipotesi normale del contratto a tempo pieno e del contratto a tempo indeterminato, ci sia, dopo la costituzione del rapporto, una seduta davanti alla direzione, commissione di conciliazione costituita presso la direzione territoriale del lavoro, e che la commissione possa, interrogando le parti, verificare se effettivamente l'invalido era d'accordo, se effettivamente anche
esso è invalido, abbia voluto il contratto di tipo diverso. Altro punto non risolto, la nuova riforma del lavoro dice che se il contratto è part-time per più del 50% delle ore, va conteggiato come intero per l'obbligo di assunzione degli invalidi. Non può essere vero che un contratto part-time possa essere computato per intero, come uno intero, se invece al fine di stabilire quanti sono i dipendenti dell'impresa è espressamente previsto che si contano soltanto in proporzione al loro orario di lavoro. Un tasto dolente anche quello del periodo di prova nei casi delle assunzioni non nominative, dopo il quale il disabile viene spesso licenziato senza motivazione. Il lavoratore licenziato durante il periodo di prova deve vedere motivata la intimazione del licenziamento con la specificazione e la enunciazione delle ragioni e dei fatti che valgano a dimostrare che effettivamente sussiste una sua inidoneità al lavoro per il quale è stato assunto. Dovremmo essere anche in grado di lasciare loro e l'indennità di accompagnamento, che questa viene data a qualsiasi titolo economico, ma anche la pensione, in modo tale che non gravino sopra le loro famiglie e abbiano questa possibilità di avere il loro lavoro anche per 3 ore. Lavoro come emergenza costante, ripetono spesso in anni, cioè che ha raggiunto traguardi storici come la legge sulle pensioni del 71, a maggior ragione se oggi si pensa alla situazione del SILD, il servizio di inserimento lavorativo dei disabili, che è in difficoltà a fronte della scomparsa delle province. Posso dire che non è una legge quella di togliere le province che ci abbia soddisfatto, anzi non ci ha soddisfatto proprio per niente, perché hanno di fatto dimezzato il SILD, l'hanno messo in forte difficoltà. Pensate, ogni anno negli ultimi tempi si iscrivevano al SILD almeno 500 persone in cerca di lavoro, con numeri sempre crescenti. Ecco perché ora l'ANMIC ha preso in mano la questione, invitando i datori di lavoro ad assumere disabili pur a fronte della crisi che ancora prevale sui piccoli segnali di ripresa. Abbiamo già mandato diverse lettere a diverse ditte alle quali chiediamo di essere incontrati per vedere la quantità di disabili che intendono assumere. Ma i problemi sono anche per i datori di lavoro, in particolare nel conteggio di un invalido diventato tale durante il lavoro stesso e non dall'inizio. A ciò si aggiunge il ridimensionamento dell'attività dei centri per l'impiego. Eliminato completamente l'avviamento d'ufficio, cioè la imposizione fatta dal centro dell'impiego al datore di lavoro di provvedere alle assunzioni. Il centro per l'impiego potrà farlo soltanto in caso di inadempienza. Tutti gli invalidi in generale possono essere assunti nominativamente, cioè scelti dal datore di lavoro. Ed è agevole presumere che questo farà sì che le inadempienze all'obbligo aumentino. E sempre a proposito di conteggio, non va dimenticato il cosiddetto appalto dei lavoratori disabili. Sì, consente di computare come dipendente proprio il dipendente dell'agenzia di lavoro e lo si tiene a tempo determinato, che significa precarizzare il lavoro dell'invalido, e significa aggiungere un altro tassello a quelle forme molto discutibili di appalto degli invalidi che sono realizzate dalla cosiddetta convenzione di inserimento lavorativo e dalle convenzioni quadro. Il bilancio finale non è positivo e ribadisce la necessità di un aggiornamento della legge 68 del 99. Se si fosse seguita una linea di progresso, una linea rispettosa dell'obbligo costituzionale, articolo 42 della Costituzione, di fare svolgere all'impresa la sua funzione sociale, si sarebbe posto rimedio a questi problemi. Non c'era da aspettarsi che questo fosse fatto, la situazione è puntualmente peggiorata. Il lavoro anche oggi, nel 2016, resta il primo campo di battaglie dell'associazione ANMIC.
eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie.